Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Enrico Longodoria che vi parla e da Ciro Sarnataro, regista della ripresa televisiva della Santa Messa, oggi in onda dal santuario diocesano San Donato Vescovo in Ripa Candida, diocesi di Melfi, Rapolla Venosa e provincia di Potenza. Ripa Candida, comune di 1700 abitanti, sorge a 600 metri di altezza su una delle tante colline della zona del Vulture, abitate da almeno 1000 anni avanti Cristo. Oggi si presenta come un lindo paesino barbicato sulla Rupe, da cui domina le ampie vallate che la circondano. Il territorio è ricco di vigne e uliveti che producono ottimi vini ed oli, ma anche di numerose sorgenti di acqua naturale. Il giardino storico dei frati francescani, annesso al convento, ricco di alberi secolari, tra cui un pino d'Aleppo di oltre 5 secoli, in seguito l'Unità d'Italia divenne villa comunale, intitolato a San Francesco d'Assisi. All'ingresso, da nord-est dell'abitato, probabilmente su una chiesa più antica in origine francescana, sorge il santuario a San Donato Vescovo, patrono della cittadina. La facciata, a pietra nuda, è molto semplice. Il campanile, alto circa 23 metri, su 2 livelli con 4 monofore e cuspide, è addossato alla parete nord-est della zona presbiteriale della chiesa. Con la sua storia millenaria e i suoi affreschi del 1500, il santuario è definito anche la piccola Assisi Lucana. L'interno rispetta il tipico impianto francescano a navata unica, priva di transetto e con coro rettilineo, e articolato in 4 piloni che definiscono 3 campate coperte da volte a crociera ogivale, a sesto rialzato, esempio unico nella regione. È affrescato per l'intera estensione delle superfici disponibili. Gli affreschi, noti come la Bibbia di Ripa Candida, sono in realtà 3 interessanti cicli, quello della Genesi, il ciclo cristologico e quello dei Santi. Al ciclo cristologico appartengono la vita e passione di Cristo, sulle vele della prima campata, ma la cena, la crocifissione e la resurrezione sono confinate nella parete di retroprospetto e la Pietà è inserita su una parete della terza campata. Autore di questo ciclo è Antonello Palumbo di Chiaromonte sul Simi. Nella seconda e terza campata si sviluppano i temi della Genesi e il ciclo dei Santi, opere di Nicola da Novi. Qui vediamo Dio che crea la terra, le piante, gli animali, la donna, il peccato originale, la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, la storia di Noè con la costruzione dell'arca e il diluvio universale, la storia di Abramo e il sacrificio di Isacco e fino alle storie di Giacobbe. Il ciclo dei santi raffigura i santi dell'ordine Antonio, Ludovico di Tolosa e Bonaventura e si sviluppa nelle pilastrate. Tra gli altri santi raffigurati sono il precursore, San Lorenzo diacono di Roma e il Santo Eremita Antonio e San Benedetto, padri del monachesimo d'Oriente ed Occidente. Fa parte di questo ciclo il capolavoro San Francesco che riceve le stimmate, il santo lo sguardo fisso al Cristo Serafino, ed è di grande dolcezza e misticismo. All'interno sono conservati un organo barocco del 1735, il dipinto di Paolo de Matteis raffigurante il martirio di Santa Giulia. Dietro l'altare maggiore il coro ligneo presenta stalli intagliati e dipinti con decorazioni floreali. Una reliquia del corpo di San Francesco, dono della Basilica di Assisi, esposta sull'altare a ricordo del gemellaggio. L'altare maggiore, in tarsie di marmi policromi del 1718, sovrastato dalla nicchia con la statua lignea di San Donato, titolare della chiesa. Per la realizzazione del suo disegno d'amore a favore del suo popolo, Dio sceglie e rende partecipe della sua azione liberatrice anche un imperatore pagano come Ciro di Persia. Gesù Cristo, nella pagina di Matteo, ricordando che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, ci esorta a lavorare tutti per il suo regno. Come i cristiani di Salonico, testimoniamo l'operosità della nostra fede, la fatica della carità e la fermezza della speranza nel Padre Celeste.
presiede la celebrazione Don Francesco di Stasi, rettore del santuario e parroco di Ripacandida. I canti sono eseguiti dall'Assemblea dei Fedeli e dal coro parrocchiale, diretti da Donato Gioiosa e Vincenzo Lo Maestro, che si alternano anche all'organo. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia. Come atteggiamenti essenziali per una testimonianza incisiva ed efficace. Dal santuario San Donato Vescovo in Ripacandida, diocesi di Melfi, Rapolla Venosa e provincia di Potenza, da dove abbiamo effettuato la ripresa televisiva della Santa Messa, vi giungono, amici telespettatori, i più cordiali saluti di Ciro Sarnataro, regista della trasmissione, di Antonio Ammirati, responsabile del programma, di Franco Ilardo, aiuto alla regia, di Enrico Longodoria, che vi ha parlato, e di tutti i tecnici e collaboratori della squadra RAI Esterna 3 di Napoli. Arrivederci a domenica prossima, alle ore 10, da Piazza San Pietro, per la Santa Messa presieduta da Papa Benedetto XVI, in occasione della canonizzazione dei beati Guido Conforti, Luigi Guanella e Bonifatia Rodriguez de Castro. Ed ora la linea ritorna a Rosario Carello e ai colleghi di A Sua Immagine. A tutti, buona domenica.